Diciamo che abbiamo giocato contro una buona squadra, punto. È stata brava nel variare sistema di gioco nell'immediatezza della gara e noi ci siamo disorientati un attimino. Poi abbiamo preso le giuste misure, loro nei primi minuti ci hanno massacrato letteralmente nella zona larga di destra, mia sinistra difensiva, esatto. Perché avevano disandato, era una sorta di 4-4-1-1 con questi due larghissimi. Poi abbiamo preso le contromisure perché pensavamo che Disanto giocasse vicino Scappini, quindi sotto punta. E quindi siamo stati un pochettino impreparati, poi abbiamo trovato le giuste contromisure. E poi è stata una partita equilibrata con grande onestà, grandi giocate da parte nostra del primo tempo, potevano far gol loro, potevamo far gol noi con la palla di Greco, i due tiri di Tremolata, la grande azione che è andato sullo scarico di Greco Feola alla conclusione. Poi nel nostro miglior momento una palla lunga che è il nostro difetto d'Achille, ma non per qualità proprio per caratteristiche dei singoli, cioè non è possibile prendere una palla lunga alle spalle sempre e poter rincorrere, e questo cerchiamo di allenarlo e far sì che non accade. Purtroppo quando accade andiamo in difficoltà e dopo onestamente ci sono degli episodi, rigore dato e poi non dato più, e poi quando sbagli due gol col portiere a terra c'è poco da parlare. Ma io non discuto la prestazione, ho detto perché hai dato rigore e poi non l'hai dato. Lui mi ha detto il guardalinea, sono andato dal guardalinea, mi ha detto io non ho detto nulla, ma di cosa stiamo a parlare? Cioè mi dici il guardalinea, vado dal guardalinea, il guardalinea dice non ho fatto nulla, cioè dai il rigore e poi non lo dai perché il rigore era solare. Incartocciamo e portiamo a casa. Uno può sognare, io rimango sempre con i piedi per terra, intanto noi dobbiamo conquistare la salvezza. Nel momento in cui conquistiamo la salvezza e dovessimo centrare la Coppa Italia Team e fare il campionato dell'anno scorso, abbiamo fatto un altro capolavoro. Poi se invece dobbiamo parlare di manicomio d'Aversa, di Montelupo, allora è diverso. E noi giochiamo tutte le partite fino all'ultima di campionato, per noi un punto in più è determinante. Abbiamo tanti ragazzi, molti si giocheranno il rinnovo di contratto ad Arezzo, molti vorranno far bene perché sono in scadenza, molti vorranno far bene perché sono in prestito e quindi vogliono giustamente. Poi è un gruppo eccezionale, sono tutti bravi ragazzi, quindi sicuramente non ci sa. Poi con Capuano è difficile avere una fase di appagamento, però è normale. Sai, hai raggiunto un obiettivo, però noi continueremo a lavorare, ci sono ancora 27 punti in palio, ripeto, noi ancora siamo salvi nella maniera più assoluta, perché ritengo che la salvezza, per essere tranquilli, ci vorranno minimo 40 punti, 41, sicché noi dobbiamo fare ancora altri 6-7 per dormire tranquillamente. Poi ripeto quello che ho detto qualche giorno fa, non è che ho perso, noi adesso il nostro obiettivo è la Coppa Italia Team, che significherebbe bissare il grande campionato dell'anno scorso.